Giovedì 18 aprile, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa. E allora è il giorno in cui si decide la sorte del Napoli, dentro o fuori contro l'Arsenal, in una situazione abbastanza disperata, ma non impossibile, quella di recuperare lo 0-2. È una partita in base alla quale verrà poi dato un giudizio definitivo su quella che è la stagione di Ancelotti. Perché è inutile stare qui a perdere tempo a dirci cose che non sono vere. Il Napoli sin qui ha avuto un cammino molto, molto, molto deludente. Ha fallito tutti gli obiettivi iniziali di stagione. L'obiettivo era di fare un grande cammino in Champions. Napoli ha fatto una buonissima figura, ma uscire a testa alta non significa non uscire. Il Napoli è uscito dalla Champions ai gironi. Il Napoli è uscito dalla Coppa Italia alla prima vera partita, quella col Sassuolo in casa, non faceva molto testo. Napoli non è mai stato in lotta per la vittoria del campionato e quindi il Napoli ha fallito su tutti gli obiettivi. L'Europa League è un torneo importante, è inutile provare anche solo a fare gli schizzinosi quando il Napoli non è che ha vinto chissà che cosa in Europa. Sta di fatto che o si vince questa partita o si supera il turno oppure sarà un fallimento totale. Fallimento innanzitutto di Ancelotti ed è un qualcosa sul quale tengo a ribadire il concetto. Ancelotti è venuto a Napoli a miracolo mostrare con la fama di essere uno dei migliori allenatori al mondo, una fama peraltro meritatissima visto quanto ha fatto in passato. Ha fatto da garante a De Laurentiis e ha pubblicamente condiviso le scelte fatte dalla società, che poi in privato probabilmente abbia detto altro, è una cosa che non ci compete. Lui ha avallato tutte le scelte societarie, quindi adesso ne risponde. Se c'è fallimento, è un fallimento essenzialmente suo di Carlo Ancelotti. Ci sarà un fallimento, questo lo vedremo stasera, perché è chiaro che se il Napoli dovesse superare il turno, una semifinale di Europa League in ogni caso andrebbe a sanare un bilancio sin qui ai minimi termini, soprattutto poi, perché negarlo, dopo l'eliminazione della Juventus, essere l'ultima italiana rimasta in corsa, per il momento lo siamo, eventualmente essere l'ultima italiana in semifinale, in finale o magari a vincere un torneo, è chiaro che questo poi darebbe ben altro lustro alla stagione. Se non dovesse accadere questo, mi dispiace, pur essendo io convinto che le colpe di Ancelotti sono decisamente inferiori a quelle della società, non potrei fare altro che dire, in base a quello che Ancelotti ha detto, che il fallimento è tutto suo, perché lui ha avallato queste scelte, le ha condivise e quindi se il Napoli non riesce ad andare avanti, la colpa è sua. Vediamo un po' che cosa dicono i giornali. Carlo, solo tu. È il titolo dell'edizione napoletana del Corriere dello Sport. Abbiamo diviso in due parti la rassegna stampa. Una si occupa del Napoli, l'altra in breve ci occuperemo delle altre parti, soprattutto dell'eliminazione della Juventus, che è una cosa che ci ha fatto, inutile negarlo, un grande favore, un grande piacere. Non solo al sottoscritto, ma a quello che si è letto sui social, ai tifosi di mezza Italia. E allora, Carlo, solo tu, nel senso che solo il Napoli è rimasto in Europa League e solo il Napoli può pensare di andare avanti. E Carlo Ancelotti è l'allenatore più esperto in queste categorie, ha vinto tre Champions come lui nessuno, le ha vinte con tre squadre diverse, con due squadre diverse, cosa che non ha fatto ad esempio Zidane, che le ha vinte tutte e tre con il Real Madrid. Quindi è un allenatore che offre le massime garanzie ed è il top player del Napoli, ha detto del presidente Azzurro. Quindi Carlo, solo tu puoi fare il miracolo. Un'impresa tricolore è stata definita dal Corriere dello Sport. Francamente, è un'impresa, se ci sarà, che farà felicissimi i napoletani, che ha ben poco di tricolore, perché non prendiamoci in giro, esattamente come noi abbiamo gioito dell'eliminazione della Juventus, sono altrettanto certo che i tifosi della Juventus farebbero lo stesso col Napoli, a maggior ragione adesso, e così anche
ai tifosi delle altre squadre non fa mai piacere che le rivali vincano. Quindi il Napoli fa lotta per fare un'impresa propria, non certamente per fare una cortesia ai tifosi delle altre squadre. Andiamo avanti. Insigne fa il magnifico. Allora, c'erano pochi dubbi secondo me sulla formazione di oggi, uno solo, ed è un dubbio bello grosso quale Napoli mandare in campo, un Napoli con spiccate caratteristiche offensive o un Napoli più diciamo così di mantenimento, perché in queste partite è importante anche non prendere gol, perché se prendi gol poi ne devi fare quattro. Io ritengo che il Napoli possa fare 4 gol e dovrà farne almeno 4, perché do per scontato che almeno uno questa difesa lo prende, una difesa che senza Albiol perde i suoi punti di riferimento più importanti, e quindi il Napoli deve giocare per fare 4 gol. Il dubbio che io mi sono riservato, che personalmente vedrò sciolto solo alla fine, sarà se dovessero giocare un Napoli tradizionale con due centrali difensivi, oppure sarà un Napoli più spregiudicato con una difesa a tre, ma rinunciando agli esterni che poi sono il tallone di Achille di questa squadra. Ci può essere anche una situazione di mezzo per cui si gioca con i tre difensori, con Mario Rui chiamato a fare, diciamo, il quarto, perché prevedo a questo punto un Napoli con il 3-4-3 oppure il 3-4-2-1, poi cambia poco. La mia formazione, quella che farei io stasera, è la seguente: Meret, Maximovic, Kirikesh, Koulibaly, poi farei giocare Callejon, Allan, Zielinski, e in avanti Mertens e Insigne con Milik terminale offensivo. Credo che in rapporto ai giocatori a disposizione è il Napoli migliore che si possa mettere in campo, tenendo conto soprattutto dello stato precario di forma di Fabian Ruiz, che non si è per tutta evidenza ripreso ancora dagli antibiotici che ha preso per l'influenza suina di un paio di settimane fa. È chiaro che non può essere al massimo. Questo è il Napoli che farei io. Quello che penso farà Ancelotti potrebbe essere un po' diverso, ma non molto, da questo, semmai giocando con una difesa a 4, con Maximovic lo stesso sulla destra e con Fabian Ruiz invece di Mertens, quindi un 4-4-2 più tradizionale secondo le idee di Ancelotti, idee sue rispettabilissime, ma che secondo me cozzano con l'organico che ha a disposizione. È chiaro che la differenza in questo dovrà farlo Insigne, che è il giocatore dotato di maggior talento, l'unico giocatore capace in questo Napoli, molto più di Mertens che l'altro giocatore, capace di sbloccare la partita con una genialata, che può essere un tiro da fuori piuttosto che un assist straordinario. Il Napoli ha altri giocatori in grado di fare gol, penso a Milik ovviamente. Penso ai centrocampisti che possono arrivare alla conclusione, penso a Callejon che è molto bravo in determinate operazioni di taglio, penso agli stessi Kirikesh e Maximovic che sono forti di testa, oltre che a Koulibaly ovviamente. Vediamo quello che succede, però è chiaro che il giocatore che può accendere la lampadina è solo e soltanto uno, Insigne. Insigne che peraltro non è in un momento di forma straordinaria, però può darsi che si accenda in questa occasione, che è quella più importante dell'anno. Andiamo avanti. Emery non si fida che equilibrio. Io sono dell'idea che le interviste prima della partita andrebbero abolite, evidentemente non solo per le squadre italiane. Emery sa bene che l'Arsenal ha un vantaggio notevolissimo dopo il 2-0 dell'andata. Fa benissimo dal suo punto di vista a dire che è una gara in grande equilibrio, perché il Napoli oggettivamente ha delle possibilità di superare il turno, non il 50% come lascia credere Emery, sarebbe una follia pensarlo, però insomma 30-35, io mi arrivo a dire fino al 40% di possibilità ci sono, proprio vedendo quello che è il percorso in Europa League dell'Arsenal, che è stata capace di perdere anche nettamente contro squadre come il Bate Borisov e il Rennes, decisamente inferiore al Napoli. E se ha perso 3-1 contro il Rennes, può benissimo perdere 3-0 o più ancora 4-1, magari 5-2 contro il Napoli.
vediamo un attimino. Andiamo avanti. Questo è il Corriere e la Gazzetta dello Sport. Garantisco io, il Napoli darà tutto. Servono testa, cuore e coraggio. Serve testa, non c'è dubbio. Cuore e coraggio è una cosa che sempre mi fa. Io quando leggo che le squadre devono mettere coraggio in campo, è una cosa che mi fa sorridere. Il coraggio serve in altri ambiti, serve per i soldati, serve per i poliziotti e carabinieri, serve per chi rischia, per un imprenditore che rischia in proprio un qualcosa di grosso per sé e per i dipendenti. In campo ti vai a giocare la partita, la devi giocare senza paura perché non è mai morto nessuno, più qualche morto in campo c'è pure scappato, ma non per motivi di coraggio o di paura. Giochi come credi sia giusto fare, il coraggio, non c'è niente da aver paura, ma in assoluto, sempre. Il coraggio non è un, dovrebbe essere una questione, diciamo, tattica o di questa partita. Serve cuore, voglio sperare che quando si dice serve cuore si deve mettere tutto in campo, mi sembra il minimo, e poi serve testa, è chiaro che se giochi senza testa, però, testa e cuore mi stanno bene, coraggio mi sembra una parola un po' forzata. Emery non si sbilancia, l'abbiamo visto, noi qualificati al 50% e molto di più. Le vie infinite del gol aspettando Milik e compagni, speriamo bene. Le opinioni, nella pagina di opinioni c'è, se non ricordo male, Garlando che ha scritto: Ancelotti sa come si vince in Europa. Ahimè, lo sa anche Emery. Ancelotti e Emery sono degli allenatori attualmente ancora in corsa in Europa League, quelli che hanno vinto di più, tre coppe a testa, Emery tutte e tre in Europa League, Ancelotti tutte e tre in Champions League. Ancelotti aveva anche delle squadre un po' più forti. Ancelotti sa come si vince. Prima pagina del Mattino, senza paura, ribadisco un concetto al di là delle parole di Ancelotti: scendere in campo con la paura, una partita di calcio non ha senso. Vediamo un poco, questa qui è Repubblica delle pagine nazionali, il Napoli è l'Italia che resiste, Ancelotti crede nel miracolo, non sarebbe un miracolo, ecco, sarebbe una bella impresa, un'impresa importante, ma non un miracolo, ecco, non è un miracolo, ecco, ce la si può. Tranquillamente, vediamo Repubblica nelle pagine napoletane, Ancelotti ci crede, contro l'Arsenal, noi e lo stadio servono cuore e intelligenza. Ecco, qui è stato tolto il coraggio, mi sembra più appropriato, però Ancelotti lo ha detto, l'ho sentito, quindi lui ha parlato di coraggio. Questa qui è invece il Corriere del Mezzogiorno, diventeremo grandi insieme. E parla Koulibaly, questo anzi no, il Corriere della Sera, l'intervista a Koulibaly, e poi con l'Arsenal ci vuole coraggio, ribadisce Ancelotti. Questo invece è il Corriere del Mezzogiorno, la grande notte dell'impresa, amen. E poi il gigante Koulibaly: amo la sanità e i quartieri spagnoli, quella è la mia Napoli. Sono contento che Koulibaly ami la città, l'importante è che faccia bene, come ha quasi sempre fatto la sua parte in campo. Velocissime, volmente, se si può dire, le altre cose. Un'altra Juve, questa è la prima pagina del Corriere dello Sport nazionale, ossessione Champions e rifondazione. Andiamo avanti, Gazzetta dello Sport, ribaltone Juve, si parla dei grandi trasferimenti. Avanti, ma come? Max resta la Juve, a breve gli incontri, però i tifosi protestano. Protestare dopo 8 scudetti consecutivi è una cosa straordinaria, perciò. Loro ci tenevano alla Champions, la Juve ha investito, ha fatto all-in, ha chiamato la resta, come si diceva una volta, all-in, è un termine che non mi piace, sulla Champions e ha perso la giocata. Italiane imparate, lezione Ajax per la Serie A, gioco e cuore e la Juve che ha. L'Ajax ha ripetuto la partita che fece il Napoli di Sarri l'anno scorso, mise sotto la Juventus e alla fine vinse la partita. La Juve è una squadra formidabile, però quando trova squadre che giocano a calcio va in difficoltà. City, Tottenham, robe da pazzi, Shaw espulsione e 7 gol, l'ultimo respiro espulso, l'ho vista ieri questa partita, emozionante, ma il calcio è un'altra cosa, perché quando si prendono gol come quelli che ha preso il City, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Arbitri, tifosi non hanno più fiducia, parlo da tifoso questa volta, i tifosi non hanno mai avuto fiducia negli arbitri, quest'anno è successo meno di quello che è successo l'anno scorso, perché l'anno scorso fu falsato in maniera scientifica il campionato, quindi non diciamo scemenze.
Roma ha più spazio per Massara e Totti riceve i primi gradi. Totti o comanda o nella Roma è solo pericoloso, ma questo è un problema della Roma, non ci interessa. Tutto Sport paga Dybala. Adesso carlo io le parole di Ancelotti e con questo abbiamo concluso l'appuntamento per domani, sperando di poter far festa.